alle 17. Ha preso il via, è stato inaugurato al Museo della Scienza di Milano il laboratorio Base Marte, dove sarà possibile vestire i panni di un astronauta e così vivere una missione spaziale. Ce ne parla Luciano Piscaglia. Astronauti in missione sul pianeta rosso. E questa è l'esperienza che faranno i ragazzi e le ragazze dai 9 ai 14 anni che entreranno in Base Marte, la base marziana ricreata all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Noi siamo all'interno di uno shelter marziano, di una base marziana, siamo nel 2048, c'è la seconda spedizione su Marte, un gruppo di ragazzi fra i 10 e i 14 anni in realtà, formati prima e avendo fatto formazione anche dei loro insegnanti, vengono qua, nasce un problema, loro lo devono risolvere, scoprire chi lo può risolvere al meglio e lavorare in gruppo. Base Marte però non è solo un progetto educativo che utilizza metodologie innovative per l'insegnamento delle materie scientifiche. Selezionato dall'impresa sociale con i bambini e coordinato dal consorzio Kairos, è anche proposto al mondo della scuola per combattere la povertà educativa. Beh, la scuola ovviamente è molto rigida, però risponde bene, nel senso che sono sempre di più anche gli insegnanti che si aprono e ci chiedono formazione su questi temi o comunque che cercano all'interno dei rigidi programmi della scuola di includere questo tipo di attività esperienziale. Quindi per noi è un'operazione duplice, da un lato spingere per l'innovazione tra formale e informale dell'apprendimento, in particolare delle scienze, e dall'altra parte spingere perché siano inclusi in questa possibilità tutti e non solo alcuni. Uno spazio educativo e un progetto sociale, ma Base Marte per i ragazzi sarà soprattutto un inedito e affascinante gioco di ruolo dal vivo. E adesso un aggiornamento battuto poco fa dalle agenzie, il paventato stop dell'autotrasporto italiano proclamato dal lunedì prossimo, 14 marzo, dalle aziende.